Good morning a tutti voi. Sono al Colle Oserot, in un posto magnifico. Abbiamo appena terminato di celebrare l'Eucaristia con il gruppo dei giovanissimi. Il paesaggio è veramente incantevole, c'è un po' di vento e siamo al capitolo tredicesimo di Matteo, ancora l'ultima delle parabole di questo tratto qua, ecco. Ancora il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà la fine del mondo: verranno gli angeli, separeranno i cattivi dai buoni, li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Risposero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Cerco di spostarmi un attimino, se riesco a raggiungere una postazione un po' meno ventosa. L'ultima di queste parabole del lievito, della zizzania, del seme, della senape, dove ci sono alcuni elementi comuni. Uno è questo di questa, come dire, questo stile di Dio in cui, di sovrabbondanza, no? L'abbiamo già letto con la parabola del seminatore, Dio non lesina, e è come questa rete che viene gettata con grande generosità. E questa generosità mi fa pensare anzitutto a un'immagine, che è l'immagine della Chiesa, della comunità cristiana, che non deve mai stancarsi di gettare la rete, e non sta a noi fare i conti tra i pesci buoni e i pesci cattivi, sta a noi anche gettare le reti per una buona pesca, cioè perché si possa portare qualcosa a casa, ci si possa cibare. La generosità nel regno, la generosità, penso a tutti gli operatori della pastorale, a tutte quelle persone che sono tante, no? In ogni comunità, nella mia sono tante e ne sono molto grato, ecco, che gettano la rete, gettano i semi. Si continua a lavorare perché il regno di Dio vada avanti. Noi lo facciamo anche così, in questi giorni, venendo su questi monti, salendo e usando i nostri sensi. Oggi abbiamo incontrato quella donna che tocca il mantello di Gesù. Adesso scendiamo per il pranzo e sopra di me un attimo fa, solo che non riesco a inquadrarla col telefonino, c'era un'aquila splendida. Oggi è una giornata veramente magnifica. Ecco lì sopra, poi si va verso il monte Oserot. Quando si è in questi posti, insomma, è molto facile ed è molto bello rendere lode a Dio. Lo faccio anche per tutte le persone che non possono salire qui e quindi sono grato anche, come dire, ci sono anche i vostri occhi qua, ecco. Buona giornata a tutti voi!